Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. I tifosi della Lazio sono famosi per il calore e non perdono occasione per dimostrare questa passione. In campo grandi nomi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Guarda Fabio, anche se la posta in ballo non è quella delle grandi occasioni, io personalmente non credo che i giocatori sottovaluteranno questa amichevole. La motivazione non è mai un problema quando si affrontano compagini di tale livello. Spero che lo spettacolo si riveli all'altezza dei valori in campo, tanto più che questo è un test ideale per provare qualcosa di diverso a livello tattico e magari per lanciare giovani di talento. Tutti concentrati e la partita ha inizio. Luca, secondo te chi sarà il giocatore chiave della partita? Alessio Romagnoli, un ottimo difensore, dotato di forza fisica ma anche di tecnica e personalità. Non mi sorprende, Fabio, che venga paragonato a un altro famoso difensore del Milan che come lui indossava la maglia numero 13. Tra l'altro io questo lo conosco bene. Buon giocatore, non c'è dubbio. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Al di là dell'esito finale... Lukaku! E la palla è entrata! Semplice ed efficace. Ha capito dove sarebbe andato il pallone ed era pronto a segnare. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Gol per l'Inter. Ha segnato al quarto minuto il numero 90. E la partita inizia alla grande, subito gol. Marusic, lungo passaggio in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Milinkovic-Savic, Anderson. Qui può partire il contropiede. Palla in profondità per il compagno. Sul filo del fuori, cerca il tiro. Che autogol, non posso crederci. Da qui anche sfortuna, può succedere, eh? Però un regalo così non andrebbe fatto. È un mix di circostanze sfavorevoli in questo autogol, la partita però rimane aperta e tutta da vivere. È difficile prevedere situazioni del genere a certi livelli, ma più della forma conta la sostanza. Gli avversari ringraziano. C'è l'opportunità per il contropiede. Milinkovic-Savic. L'Inter sembra in ottima forma, due gol avanti e partita in discesa. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Lazzari.
Vedo in campo molti passaggi corti e inserimenti negli spazi, Luca. Sì, preferiscono che sia la palla a correre e non gli uomini. Un calcio di precisione, con triangolazioni continue. Meno fisico forse, però può essere molto efficace. La porta era accessibile, chance evidente, la difesa ha tenuto però. E ora un duello tra lui e il portiere. Skriniar ha fatto buona guardia. Zaccagni. Ecco Immobile. Cerca l'uomo là davanti. Barella. Brozovic. Çalhanoğlu. Barella. L'appoggia sulla fascia. Çalhanoğlu. Pericolo in area. Si riparte con un fallo laterale. Conclusione. Barella. Colpisce. Milinkovic-Savic. Passaggio in avanti. De Vrij riprende il possesso. È davvero una bella serie di passaggi questa. C'è il lancio lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Brozovic. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Brozovic. Occasione per il contropiede. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ottimo il fraseggio. Occhio al tiro. E c'è la rete. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Gol per Lazio. Ha segnato al 36esimo minuto. Il numero 17. C'è solo un gol adesso a separare le due squadre. Già pregustano la rimonta. Chissà se ce la faranno. Immobile, si fa vedere per ricevere. Vesino sul pallone. Cerca il compagno libero. Può provare. Ha salvato la sua squadra a portiere battuto. Si è sacrificato ed è stato decisivo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Lukaku. Recupera il pallone in scivolata. L'arbitro dice che si può proseguire. Di Marco. Lautaro Martinez. Barella. Calcio di punizione per l'Inter. Mi sembra un po' lontano, forse farebbe meglio a cercare qualcuno in area di rigore. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Ci sarà un minuto di recupero. Brozovic, palla intercettata.
È stato un bel primo tempo. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni. E sicuramente la ripresa non deluderà. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. De Vrij, Çalhanoğlu, Di Marco, questa palla è per lui. Çalhanoğlu, Milinkovic-Savic, scodella in avanti, mette il turbo, è un'occasione, è un grande riflesso qui, perfetta la parata. Direi che il portiere è stato impeccabile, difficile fare meglio di così. De Vrij, Bastoni, Brozovic, Barella. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Gioca una palla lunga. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Milinkovic-Savic. C'è la palla lunga, in avanti. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Prova il tiro! Ha mancato il bersaglio. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Palla filtrata per Lukaku. Palla filtrata per Lukaku. Serie di finte. Riceve un pallone interessante. Palla filtrata per Lukaku. Çalhanoğlu. Çalhanoğlu! Allontana il pallone. Barella. Brozovic. Cerca aiuto nella zona laterale. Pallone lungo in verticale. Si avvicina alla porta. È tutto immobile! Scodella in avanti. De Vrij. Provano a ripartire da dietro. Çalhanoğlu. Di Marco. Lautaro Martinez. Lancio lungo del portiere. E trova il compagno. Felipe Anderson. Buona l'azione sulla destra. Vediamo come evolve. Lautaro Martinez. Ben fatto. È intervenuto quando c'era bisogno di lui. Tocco preciso. Barella. Scatta verso il pallone. Libera al momento giusto. Prova a tirare. Pallone alto. Tiro molto potente ma impreciso. C'era movimento in panchina. Finalmente vediamo chi ha scelto di fare entrare il mister. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Pallone lungo in verticale. Sicuri in fase di palleggio. Sulla destra. Anderson. Lazzari, Felipe Anderson. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. C'è il lungo pallone in avanti. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Due sostituzioni in rapida successione. Pedro può dare la scossa che serve ai suoi. C'è bisogno della sua rapidità per mettere in difficoltà la difesa. Viene sostituito con il numero 9. Pedro. Attenzione, un cambio.
Noto marcature asfissianti, non si concede niente. Troppe chance concesse. Gli attaccanti dovevano essere contenuti meglio. Meritano gli applausi del pubblico per la loro fame di gol. Vogliono mettere il risultato al sicuro e non lasciare niente al caso. Palla a Lukaku. La gioca sulla destra. La gioca in profondità. Cerca il passaggio profondo. Immobile. Occhio alla conclusione. E proprio quando tutti li davano per spacciati, ecco il colpo di scena. Un contropiede perfetto, niente da fare per gli avversari. Non hanno concesso alla difesa il tempo di riorganizzarsi. Erano sempre un passo avanti, la loro rapidità è stata fondamentale. Ha segnato all'84esimo minuto il numero 17. E sono riusciti nell'impresa di rimontare lo svantaggio. Questo gol darà loro una grande spinta. E se adesso provassero a vincere la partita? Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Milinkovic Savic. Pedro. Chance per tirare. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. L'Inter tenta quello che probabilmente sarà l'ultimo a fondo. Ci prova! Carlos! Corre! Che giocatore! Un vero gioiello! Difficile fare meglio! È andato fino in fondo ed è stato freddissimo sotto porta. Beh, gli ha preso bene le misure e ha superato il portiere con estrema sicurezza. Gol per l'Inter. Il numero 11. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio fare entrare un giocatore fresco. Il numero 21. Può essere il gol. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno rischiato qualcosa fino alla fine, il risultato però è molto positivo e la vittoria pienamente meritata. Un finale in cui è successo di